Grazie Presidente. Io ritengo questo bilancio un documento equilibrato. Infatti tutti gli indicatori, quelli economici e finanziari, risultano positivi, in particolare l'indice di autonomia finanziaria, la coerenza interna col piano triennale dei lavori pubblici e la relazione revisionale programmatica e anche la coerenza esterna con il rispetto del piano di stabilità fissato dalla normativa generale regionale. Inoltre un altro elemento da valutare all'interno del bilancio è la diminuzione generale delle entrate, che avviene sia per quanto riguarda i trasferimenti correnti da parte dello Stato e della Regione, delle entrate extratributarie e dei prestiti. Certo, abbiamo anche un aumento dei tributi, e questo è dovuto all'IMU. E qui apro una piccola parentesi per gli amici del PDL, che sembra che in quest'Aula si dimentichino che anche a livello nazionale, insomma, il PDL ha appoggiato l'approvazione di questa normativa, di questa norma. E sappiamo anche perché per senso di responsabilità, per evitare il default, Monti ha varato questo tipo di tributo. A me questo tipo di tributo non piace, perché sappiamo che quanto più lontano ci sia dal principio di federalismo fiscale, per cui vuole che un gettito che deriva da un tributo locale venga poi le risorse che derivino reimpiegate e reinvestite sul territorio stesso. Noi sappiamo che nel caso dell'IMU questo non avviene, in quanto su 25 milioni di gettito 10 milioni devono essere ritornati allo Stato. A questo punto mi sembra anche di condividere la scelta dell'amministrazione di applicare le aliquote ordinarie fissate dal decreto, in quanto se andiamo a vedere anche gli altri capoluoghi di provincia cosa hanno fatto, tanti hanno messo magari sulla prima casa un'aliquota minima e poi sulla seconda casa l'hanno portata che ne so io al 10%, e in questo modo sappiamo benissimo che andiamo a stroncare il già asfittico mercato delle locazioni, perché chiaramente poi i proprietari vanno a rivalersi del tributo, del costo del tributo sugli inquilini. Oppure hanno fissato le aliquote minime che il decreto prevede e hanno alzato la aliquota addizionale IRPEF, che a mio avviso, per il mio giudizio, non è assolutamente un metodo equo. Ad ogni modo, io ritengo appunto responsabile questa scelta, ma sottolineo anche che ci sono delle importanti detrazioni. E soprattutto mi preme ricordare che la normativa è in continua evoluzione, non è definitiva e appunto non è ancora definitiva la sua applicabilità. Ad ogni modo, e qui concludo, c'è stata a fronte di questa riduzione delle entrate, torno sul bilancio, un contenimento generale della spesa del 10%. E se andate a vedere poi l'incidenza del bilancio sui servizi, si è voluto mantenere appositamente un'alta qualità dei servizi stessi, in particolare per quanto riguarda la cultura, che secondo me è un momento di sviluppo e crescita per l'intera comunità, per l'ambiente e soprattutto sul sociale. Perché ritengo che nella nostra amministrazione la solidarietà sia un valore affinché nessuno resti indietro. Grazie.